Ed eccoci arrivati. Piu piu. Per un pelo. Per un pelo cosa che ti hanno colpito in pieno? Parti oltre le mura del palazzo. È troppo pericoloso. E allora me ne vado. Non ho capito. Ah, ok. Ma non mi colpiscono. Figo. Ha fatto l'azione quella del film. Oh, complimenti. Ah, ma quindi l'abbiamo instakillato prima il gorillone? Perché abbiamo fatto una superazione allora. Un'azione incredibile che l'ha ucciso con una manata sola. Boh, spero di aver ucciso qualcuno io. Dai. Com'è che prima l'ho ucciso con un colpo solo? Che cosa abbiamo fatto di diverso? Aia, che male. Ah, ecco cosa. Gli abbiamo dato una panzata nello stomaco. Che è successo? Ci manca solo che esplode pure sto gioco. Ce le ha tutte le problematiche. Ha tutti i problemi che un gioco vorrebbe questo. Dobbiamo stare attenti, Po. I saccheggiatori che hanno rubato la polvere da sparo si nascondono sui dirupi. La cosa non mi piace. Invece potrebbe essere un bene. Se riprendiamo la polvere da sparo possiamo sfondare le porte del palazzo. Certo. Mi piace il tuo modo di pensare, Manti. Alquanto pericoloso. Allora, Po, iniziamo a cercare un attimo da mangiare. E soprattutto prendiamo sti cosi qua, che molto probabilmente al pezzo di prima abbiamo mancato. Molto probabile, tra l'altro. E detto ciò, chi se ne frega, guarda. Probabilmente una volta che finiamo sto gioco lo disinstallo per sempre. Ed è riapparsa Tigre. A Tigre appare solo per mettere le scale. È una portinaia. Va bene, proseguiamo verso il ponte sul dirupo. Wow. È veramente un downgrade grosso. Allora, io non vorrei dire, ma secondo me negli anni hanno smesso di fare i giochi basati sui film proprio perché c'è stato questo calo. Questo calo di qualità. E di conseguenza la gente non li comprava più. La gente non li comprava più. Loro hanno iniziato a calare. E a una certa hanno Immagino che non smesso. dobbiamo cercare i saccheggiatori, ci hanno trovato loro. Vabbè. Attento a quello che desideri. Beh, io non ho desiderato nulla. Quindi prendo tutto quello che dici come follia. Allora, facciamo una cosa più intelligente. Sai che se ci entravi con una rotolata era magnifico. Ok, quindi tu sei sceso, vero? Perfetto. Che era esattamente quello che speravo succedesse. Mi sono allontanato proprio per farlo avvicinare. Ma scusami, ma eravamo in una landa gelata e adesso siamo in mezzo alle montagne della giungla di bambù. Com'è la geografia di codesto luogo? Madonna mia. Com'è che prima facevi quell'uppercut, Lo faccio io per te. Boh.
prima ha fatto quell'uppercut incredibile che sparava la gente in aria. Oh, posso arrivare a quella finestra? Ok. Certo. Non posso arrivare a quella finestra. Ecco, esatto. Di qua però ci arrivi. La realtà è che potresti se saltassi pelo pelo più in alto, po'. Serve qualcosa che gli dia una spinta. Quindi dobbiamo prendere un oggetto che lo spinga sopra. Sembra molto stabile, no? Po', non sto capendo niente di quello che dici. Ah, la roccia. Vabbè, oh. Se può essere d'aiuto. Io intanto finisco il giretto che vedo se c'è qualcosa di nascosto. Per esempio, qua era una zona perfetta per nascondere una di quelle bandiere. Era perfetta. Ma questa zona così illuminata, appare una X quando faccio il tasto in giù. Quindi il tasto in giù serve per cambiare personaggio? Po'? Adesso crolla il ponte. Oh, è incredibile. Però di sotto mi sembra che si può scendere. Ho visto una scalinata o sbaglio? Esatto, si può scendere. Ma che cosa nasconde? Non lo so. Forse nulla di utile. Ci sono giusto gli oggetti come al solito, ma di concreto nulla. Abbiamo trovato un gong. Almeno quello. Ma guarda, ti dirò che ormai l'ho iniziato e intendo finirlo, come abbiamo fatto anche per Madagascar. Però è veramente brutto. È veramente, veramente brutto. Ma siamo usciti e rientrati dalla stessa parte. Non ho paura di un panda, non dovete temere un panda, prendete a calci quel sederone peloso. È perché è il tuo invece. Non è la sua taglia che mi preoccupa, ma la sua pazzia. Puoi dirlo forte. Chi li ha scritti sti dialoghi? Sai che se arrivavo a 30 combo ero iper contento. No, peccato che sia disattivato. Dai, fammi contento. Esatto, 30 combo. Sai che se arrivo a 50 proprio Devil May Cry. Meno male che... No! Sto dicendo, meno male che essere colpiti non te lo disattiva. Per un attimo ci ho sperato che in un gioco per bambini non ci fosse la possibilità di disattivare le combo. Che tristezza. Sono molto triste ora. Dove è andato? Che salto hanno fatto sti lupi? Ma dai! Sono io che faccio le culate qui. Non tu. E levati. Ecco fatto, è what time. Mamma mia, quanto siete persistenti. La culata che fanno loro è veramente fastidiosa. Probabilmente peggio della mia. No, meno male. Ancora. Allora, facciamo una cosa. Dove è andato? What time. Dai. Chi lo vuole vedere di nuovo? E che credi di farlo solo tu? Morto?
poco lo sarai. Scusate, chi è stato? Oh, già. Ok, dov'è la polvere da sparo? Non parlerò mai. Mai, capito? Mai. Parla, o ti beccherai un triplo calcio rotante nei timpani. La faccio. Basta, te lo dico. Abbiamo nascosto tutta la polvere da sparo alla fine di un tunnel così stretto che solo un lupo ci può entrare. Tra i ponti a est. Mantide, sei forte. Esatto. Andiamo a cercare quella polvere da sparo. Ci può passare lui, è più piccolo di un lupo. Boh, guarda. Ma che ne so. È orribile, è veramente orribile, ma non solo a livello di gioco, di lag, tutto è terribile. Ah, aspetta, ha detto alla fine di un tunnel, c'è quel tunnel lì illuminato. È palese che sia quello. Ecco fatto. Esatto. Me ne occupo io. Sì, solo un lupo ci può passare. Un lupo, una mantide, vipera, shifu, i conigli. Solo un lupo ci può passare là dentro. Devo trovare un posto dove nascondermi. Mantide, tutto bene? Trovate quel piccolo scarafaggio. Mantide, ma a parte che la grotticina, c'è un muro di mattoni lì in fondo e c'è una luce. Non è profondo. Scommetto che shifu mi potrebbe aiutare. Boh, non lo so. Secondo me, come dico io, è una certa. La qualità è talmente caduta che la gente ha smesso di comprarli e di conseguenza hanno smesso di farli. Oppure il contrario. Ministro Shifu, i lupi hanno intrappolato Mantide in un tunnel. Dovete insegnarmi qualche tecnica, una qualsiasi, per diventare più piccolo. Più piccolo? Sei un panda, non ti si addice essere piccolo. Vi prego, maestro, ci deve essere qualcosa che potete insegnarmi. La rotolata? In effetti conosco qualcosa che potrebbe funzionare. È una tecnica rarissima chiamata spirale kung fu. Spirale kung fu? E cosa c'entra con l'essere piccoli? Lo scoprirai presto. Vediamo. La spirale kung fu serve a ruotare il corpo in modo che né aria né terra lo possano controllare. Oh, ok. E cosa significa? Esatto. Forse è meglio mostrartela. Ah, la rotolata. C'avevo ragione, la rotolata. Fantastico. È come una spirale kung fu. Ottimo modo per descriverla. Ora tocca a te, Po. Cioè, se vedo un buco mi abbasso, insomma. Ah, con L1 abbiamo degli attacchi. Ok. Ma non ho capito se me li ha consumati tutti. Sì, ok, ogni volta che fai la spirale ti consuma 3 tacche. Però una sola campana ti riempie. Vabbè. Però se lo fai dentro una fessura puoi passare benissimo. Senza sprecare punti. Semplicemente mitico. Già, ed è molto utile contro le orde di nemici, perché non possono fermarla. Grazie, maestro Shifu. Sono sicuro che ci sarà un nemico che potrà fermarla, sicuro. E ok, rieccoci di nuovo in questa zona. E per fortuna non ci sono nemici. Quindi, spirale kung fu. Dai giù, sto arrivando. Forte. Forte. Ma dai, ma scusami. Ma ti ho anche indirizzato nel punto giusto e tu sbagli. Ah, perché devo schiacciare R1. Stupido io. A questo giro ho sbagliato io. Ok, ho capito. La prossima volta è meglio che non dica che sto arrivando. Ok, ho sbagliato. E riecco il key. Quindi, sono abbastanza sicuro di quello che sto per dire. Ogni maestro ci insegnerà una tecnica. Quindi L1, X quadrato, triangolo e cerchio. Quindi Shifu adesso ci ha insegnato quella col triangolo. I prossimi maestri ce ne insegneranno
altre. Ecco fatto. Ma perché prima facevi quell'uppercut e adesso non lo fai più? L'ho capito finalmente. Vabbè, prendete tutti una torcia. Vediamo se ai panda piace giocare con il fuoco. Vai tranquillo che ti scanno adesso. Ecco fatto. L'ho spiralato. Mantide, è finita, puoi uscire. Mi sono occupato dei tuoi amici. Vorrei farlo, ma mi sono un po' perso. Dove sei? In un tunnel dietro alle pareti. Non so bene come uscire. Stai fermo. Mamma mia. Terribile. Allora, ridammi il key intanto. Terribile. Almeno il primo aveva anche il sistema di potenziamenti. Aveva tutte le abilità da aumentare, cioè. Ma io posso salire qua? Vediamo. Aspetta, sono riuscito a salire poco fa. Dai, po'. Che palle, no, gli passa oltre. No. Per liberarmi la strada verso macchine. Ma va, po'. Io stavo cercando di fare tutt'altro, quindi. Allora, iniziamo da uno. Ma posso anche spostarlo. Allora, aspetta, facciamo così. Era uscito L1. O sbaglio? Ah no, è uscito L1 per il percorso. Ah, ok. Ok. Quindi. Facendo la spirale, Po comunque riesce a passare dall'altra parte. Ma quante zone ci sono? Allora, sicuro è in questa. Quindi prima di passare facciamo il giro da tutte le altre parti. Vabbè che in realtà. Ok, mi serve però. Dicevo, mi serve un esatto, mi serviva il fuoco. Questo vuol dire che posso spostarlo fino a qua. Ecco fatto. Perfetto. E ora kaboom. Perfetto, dovremmo. Grazie per avermi trovato. Pensavo che non sarei uscito mai più. Ma sì. A cosa servirebbero gli amici che conoscono epiche mosse di Kung Fu? Eh certo. Spirale Kung Fu. Funziona, ma fa male. Wow, che mossa fantastica, Po. Già. Che mossa fantastica, l'avrei vista mille volte da Shifu. Wow, andiamo ora. Mamma mia. Proprio un bel mucchio di polvere da sparo. Possiamo portarla al palazzo e farla esplodere. Già. Con questa roba possiamo polverizzarlo completamente. Certo. Allora, portarla tutta là. Sei sicuro di voler far da solo? Visto che la prima volta è andata così bene. Sì, beh, non mi allontanerò troppo. Ho capito che non posso sconfiggere tutti da solo. Meno male. Grazie, maestro Mantide. Siamo una squadra mitica. Boh, vabbè, guarda, non lo so. Che dobbiamo fare, quindi?